Benissimo, buongiorno a tutti, è il giorno della presentazione di Niccolò Manfredini che è arrivato da noi, quindi ne acquisto, siamo contenti di avere un ragazzo che io lo seguo da anni, lui non lo sa, quindi molto spesso e volentieri succede così con i giocatori, li segui per anni e poi le strade si incontrano. Ragazzo che tra l'altro mi hanno parlato benissimo tutti di lui, quindi gode di grande stima all'interno del mondo del calcio e anche con i suoi compagni di squadra, che tra l'altro mi piacerebbe anche dire una parola per tutte le persone del Modena che avevano un lavoro, quindi dalle persone che ricoprivano i lavori più umili all'interno della società, che sono senza lavoro in questo momento, quindi la mia vicinanza chiaramente alle famiglie e a tutti coloro che hanno lavorato fino adesso nel calcio Modena. Ho vissuto anch'io esperienze molto dure da questo punto di vista, so cosa vuol dire e quindi direi che è una nota positiva, sono contento per Niccolò che abbia trovato una collocazione, anche se per noi chiaramente è un momento un po' difficile per quanto riguarda il ruolo dei portieri, perché come ho detto all'interno della società io non credo molto alla sfortuna durante una partita. Per quanto riguarda gli infortuni, credo che invece si possa parlare un po' di sfortuna, perché avere anche Davide Bassi che si rompe una mano proprio nel riscaldamento prima di una gara è stato un fatto un po' che insomma ci ha creato qualche problemino, al di là dei problemi di Raffaele Di Gennaro. Quindi io direi che do il benvenuto a Manfredini e sono contento veramente, chiaramente il parere mio di tutta la società, dal presidente, dal patron e dall'amministratore Micheli. Allora, facciamo subito qualche domanda a Manfredini, Niccolò, buongiorno. Buongiorno. Allora, certo, le situazioni, insomma, fallimenti, le cose qua ci siamo fatti anche noi aspetta, quindi è una cosa che non auguriamo nessuna squadra. E quindi capiamo anche quello che è stato il vostro, la vostra situazione anche mentale di questi mesi, sicuramente disagevole. No, sicuramente è stata un'esperienza molto brutta, vissuta intensamente, anche perché sono stati mesi veramente difficili, dove purtroppo di calcio si è parlato veramente poco, però credo che insomma ogni cosa succede per un motivo. Io spero che dopo questa disgrazia il Modena possa rialzarsi e diventare più forte di prima, perché lo merita, perché è una grande piazza, un grande tifo, e mi auguro per loro che possa tornare nel calcio che compete quanto prima. Ti aspettavi di trovare squadra così presto? No, sinceramente no. Ero lì che stavo cercando un posto dove allenarmi fondamentalmente, perché finché non c'è stato lo svincolo ufficiale eravamo abbastanza legati all'organizzazione della società, quindi allenamenti un po' a singhiozzo, ovviamente non ti alleni con l'idea della partita, della domenica o del sabato. E è arrivata questa chiamata inaspettata e non ho forse ancora realizzato e sono veramente felice. Ecco, senti, tu hai già giocato in una parentesi in Serie B, anche in un titolare sempre con la formazione del Modena, e tra l'altro fu un campionato abbastanza tribolato, no? Quello nel quale avevi giocato. Ecco, lo Spezia ora si ritrova in una situazione, diciamo, a lottare per la salvezza. Ecco, intravedi analogie con quel campionato o vedi che l'organico dello Spezia dal tuo punto di vista è in grado di potersi salvare tranquillamente? Ma secondo me questa è un'ottima squadra, come lo eravamo noi l'anno della retrocessione. Secondo me non meritavamo quel posto di classifica, purtroppo si sono incasellate troppe cose negative e purtroppo abbiamo pagato. Questa squadra è una squadra forte e anche qui non merita, ma vedo un grande spirito, un grande gruppo e sono convinto che insomma da questa situazione ci si possa tirare fuori quanto prima. Ciao Niccolò, benvenuto. Grazie. Volevo riportarti sia sulle dichiarazioni del direttore che sulle tue, perché lui ha detto che ti seguiva e tu non lo sapevi, e allo stesso tempo sei stato stupito di essere chiamato dallo Spezia. Volevo chiederti com'è nata questa trattativa, quando hai saputo insomma che lo Spezia ti ha chiamato, cosa hai pensato?
Ma è successo domenica sera, io l'ho saputo lì, ero al cinema con la mia ragazza, quindi è stata una cosa veramente imprevista. Ed è nato tutto così all'improvviso, poi non so effettivamente il mio procuratore cosa, però mi ha chiamato e non ci ho pensato un secondo. Infatti nel giro di 2 giorni eccomi qua già a fare il secondo allenamento e niente. E poi ti volevo chiedere, dato che comunque sei dell'88, quindi hai 29 anni, hai ancora la possibilità chiaramente di giocarti molte carte con questa esperienza. Questo è anche il fatto che tu abbia lavorato bene, cioè è un coronamento, diciamo, del lavoro che hai fatto in questi anni. Sì, per me è una grande occasione. Poi sono dell'idea che comunque il lavoro paga sempre. E lavorare a testa bassa e impegnarsi, poi le occasioni vengono da sé. Questa è una di quelle, spero di dare una mano a questa squadra, di dare il mio contributo e poi insomma la cosa importante è che lo Spezia miri a cose ben più importanti della classifica attuale. Una domanda al direttore, insomma, probabilmente non ti aspettavi di dover fare questo super lavoro sui portieri, ovviamente dovendone, lui sarà il quarto fondamentalmente che debutterà. Questo cambia un po' le prospettive a gennaio, anche perché la lista A, se non sbaglio, è a tappo in questo momento. Sì, allora sul discorso della lista ci sono regolamenti che prevedono però la possibilità di cambiare un nome per quanto riguarda i portieri di settimana in settimana, quindi un po' diverso dal giocatore di movimento. Noi, come ben sapete, avevamo comunque 3 posti liberi e dopo l'inserimento di Gilardino e Maria abbiamo ancora comunque un posto libero che terremo fino chiaramente all'inizio del mercato invernale. Poi faremo tutte le valutazioni del caso, adesso abbiamo ancora tanto calcio giocato. Certamente non mi aspettavo una situazione del genere, probabilmente un record per quanto riguarda almeno gli ultimi anni che mi possa ricordare io per quanto riguarda A e B. Nello stesso tempo c'è un dato positivo, che un giovane del Vivaio ha giocato 4 partite, ha fatto la sua esperienza. Noi non vogliamo come società dare un carico troppo importante a Saloni. Io l'ho visto a luglio all'inizio del ritiro e devo dire che è un portiere a mio avviso interessante, che deve fare le sue esperienze e credo che, vista le doti che ha, la fisicità che possiede, possa ritagliarsi anche lui uno spazio. Voglio dire, come ha detto il tuo collega Manfredini, comunque un portiere di 29 anni che ha davanti ancora tanta carriera, perché sapete benissimo che un portiere a 29 anni credo che sia nel pieno della sua maturità, ma abbiamo esempi di portieri che giocano alla grande ancora a 35, 36, 37 anni, quindi direi che per Saloni valuteremo attentamente quello che sarà un pochino il suo futuro, ma posso dire tranquillamente che siamo contenti di lui. Ho anche una domanda per lei, direttore. Volevo chiederle di Maggiore, un giocatore che ovviamente è molto richiesto anche da squadre di Serie A, considerando anche varie pressioni che sono arrivate. Volevo chiedere al momento la situazione qual è, perché si è parlato addirittura di comprarlo a gennaio e lasciarlo fino a giugno a Spezia e poi eventualmente fargli prendere altri lead. In questo momento la situazione legata a lui, posso chiederle qual è? Ma Maggiore è uno dei giovani di talento che abbiamo, molte volte forse non comunichiamo bene, direi soprattutto alla stampa nazionale, il fatto che abbiamo tantissimi giovani in rosa e che tanti di loro giocano. Credo che tra l'altro abbiamo anche tanti ragazzi nati a Spezia, quindi è un fatto probabilmente unico in questo campionato. È chiaro che però questo non ci porta dei punti. Tornando invece a Giulio è un ragazzo che attualmente oggi è con l'Under 20, è un ragazzo estremamente interessante, posso dire che sulla bocca di tanti, per ora operazioni di mercato su di lui non ne abbiamo, quindi faremo anche con lui una valutazione, perché sapete che un po' il calcio è un po' spezzato in due, ci sono quasi 2 campionati in uno, c'è il mercato estivo, poi c'è il mercato invernale, premesso che è chiaro che sono nettamente differenti come impostazioni in generale, ma anche per quanto riguarda il nostro futuro mercato. Per quel che riguarda il monte ingaggi, si parla tanto, insomma,
In estate chiaramente ti è stato chiesto di decurtare una determinata cifra. Questa emergenza portieri e la prospettiva di mettere altri elementi a gennaio cambiano i piani o comunque c'è uno spazio di manovra, insomma? Ma non dimentichiamoci che è chiaro che abbiamo già una rosa, direi, completa in tutti i reparti, perché apro una parentesi sulla gara di sabato. Tutti hanno scritto Frosinone gli mancano tot elementi. Nessuno ha detto che a noi mancavano solo 8 elementi, perché noi avevamo fuori bassi, avevamo Calabresi in Under 21, terzo infortunato, Giorgia Campora infortunati, Wanda impermesso, Soleri e Forte infortunati. Quindi avevamo una situazione di emergenza. Quindi anche il fatto di disputare una buona gara contro, diciamo, una delle più forti del campionato in situazione di emergenza, a mio avviso è un dato da tenere ben presente. È chiaro che so benissimo che ora di gennaio, e i programmi si fanno anche prima, quindi direi da metà dicembre in poi, qualche ragazzo della Rosa potrebbe chiedere di andare a giocare in altre società. Però credo che sia una cosa molto naturale, quindi lo decideranno un pochino le scelte del mister Gallo nelle prossime 7 gare, e come sempre conta il calcio giocato, e poi faremo le debite osservazioni e programmazioni. A proposito di Juan, c'è qualche novità? Insomma, pare che il ragazzo si alleni da solo in Spagna, ma lo ritenete ancora parte del progetto? Perché insomma l'assenza inizia a diventare lunga e ovviamente stando fuori così tanto tempo non è detto che torni subito nelle migliori condizioni. Ma non sappiamo quando tornerà, ha avuto un permesso speciale da parte della società. Io l'ho conosciuto, è un ragazzo straordinario, è chiaro che lo aspettiamo a braccia aperte e contiamo di riaverlo al più presto tra noi. Credo che, insomma, adesso per quello che state valutando di tutta la Rosa, ci sono molti ragazzi che in questo momento possono dare molto alla squadra, e la cosa bella è che nonostante gli infortuni recenti, anche quello di Granoccia ad esempio, tutti gli altri si siano fatti trovare pronti. Questo credo che sia la caratteristica più bella e più importante di questo gruppo. Il fatto di aver ormai sposato il 4-3-1-2 ha già fatto cambiare un po' prospettive, visto che Amari, che prima poteva essere un'opzione, come no, è diventata un'opzione quasi necessaria, visto anche che avete conosciuto bene le ragazze, quindi avrete valutato. Può cambiare qualcosa anche in ottica mercato di gennaio il fatto di aver ormai sposato questo modulo? Sì, Enrico, potrebbe... Soprattutto per i centrali difensivi. Sì, potrebbe anche succedere. È chiaro che noi siamo partiti quest'estate con la certezza di giocare comunque dal primo minuto tutte le partite col 3-5-2. Il mister, dopo un'attenta valutazione, ha deciso di cambiare il sistema di gioco. È chiaro che passare da una difesa 3 a una difesa 4 prevede chiaramente un minore utilizzo di centrali difensivi. Premesso che siamo contenti di tutti, e io voglio sottolineare il fatto che ritengo Calabresi un giocatore forte, che non a caso in Under 21, così come tutti gli altri giocatori, credo che il mister abbia l'imbarazzo della scelta, perché stiamo parlando di giocatori veramente forti nel panorama nazionale per quanto riguarda la categoria. Detto questo, è normale che se il sistema continuerà così faremo le debite valutazioni. Il mister ha valutato che il 3-5-2 non offriva garanzie necessarie, soprattutto dal punto di vista della fase offensiva. E in effetti, insomma, è stata abbastanza limpida la constatazione che con Rombo facciamo qualcosina in più e siamo una squadra che probabilmente abbiamo rigettato il 3-5-2, insomma. Ha visto che i giocatori erano anche più contenti e più stimolati a giocare con questo sistema. Questa solidità difensiva unita all'arrivo di Amari e questo Gilardino che abbiamo visto nell'ultima partita, che insomma promette cose importanti, un po' di fiducia aumentata rispetto magari a qualche settimana fa? Io credo che sostanzialmente questo campionato abbia dimostrato, lo dico tutti i giorni a tutti i giocatori, che squadre deboli non ce ne sono. Quindi è veramente una, come si dice, questa partita è una finale, ma sono tutte finali contro chiunque, non bisogna sottovalutare nessuno. Per assurdo noi
battendo il Bari, voglio dire, il Perugia, che comunque in quel momento era ancora una delle migliori squadre, facendo bene con Cittadella, Empoli, Frosinone, pareggiando a Venezia, abbiamo fatto bene, diciamo, con le squadre che in questo momento hanno una classifica migliore e meno bene con quelle che sono più in basso. E noi dovremmo avere invece lo stesso atteggiamento che abbiamo chiaramente messo in campo ad Empoli e a Frosinone e metterlo in campo quotidianamente. Io però vorrei anche sottolineare anche i giocatori, perché siamo molto contenti veramente di tutti. Ad esempio chi fa un lavoro oscuro come Bolzoni, perché Bolzoni è un giocatore che, giocando da schermo protettivo, dà una solidità difensiva, perché non dimentichiamoci, passiamo da una difesa 3 a una 4, quindi credo che Bolzoni stia facendo veramente un lavoro oscuro. E come hai detto tu, a Amari, come chiaramente Gilardino, ci stanno dando tanto, ma non voglio dimenticare neanche Soleri, che stiamo, credo, facendo un lavoro eccezionale per la Roma, perché il ragazzo sta maturando giorno dopo giorno. Sapete benissimo che un primavera, ne avevamo parlato qua quest'estate, certo, quando arrivano trovano sempre delle difficoltà, però siamo molto contenti anche di Soleri. Volevo fare un'ultima domanda a Manfredini, relativa subito alla partita di sabato, perché qua sei arrivato, sì, contento, però insomma sabato devi scendere subito in campo. Beh, questo è il mio mestiere, insomma, il tuo lavoro, quindi è normale, l'entusiasmo c'è, perché comunque arrivare in una piazza importante c'è sempre, però sì, conta il campo, conta vincere, conta portare punti a casa, ed è quello che si prova quotidianamente, ed è la cosa fondamentale. Quindi già da ieri stiamo lavorando, secondo me, bene, anche col preparatore nuovo ci stiamo già confrontando, e poi niente, insomma, bisogna pensare già al Brescia e cercare di portare punti a casa. Ecco, due parole anche un pochino sulla piazza Spezzina, tu l'hai già conosciuta, no? Da avversario, che impressioni le dai, quali sono state le tue prime impressioni anche per quanto riguarda il club? Per quanto riguarda la tifoseria, vabbè, io venivo da avversario, quindi i soliti solite cose che succedono dal portiere avversario, però è una piazza calda, una piazza importante. Una piazza che vive di calcio ed è forse, cioè, è la cosa più bella. E per quanto riguarda la società, non ci sono altre parole che solidità, cioè è una società che ce ne fossero così in giro. E infatti per questo, secondo me, non merita la classifica che ha, merita ben altro, e sono convinto che questo gruppo, che questa squadra ce la possa fare. Se mi consentite, volevo ringraziare i tifosi per la trasferta di Empoli, perché sono venuti in massa, ci hanno sostenuto dal primo all'ultimo minuto, e per il tifo caldo anche dalla gara contro il Frosinone, perché credo che per raggiungere gli obiettivi senza l'aiuto di tutti, quindi tifoseria, stampa, atleti chiaramente, dirigenti, dipendenti, non si possa ottenere nulla. Quindi il messaggio è sempre quello che tutti uniti si può raggiungere un obiettivo importante per noi. Grazie.